Siamo onorati di ospitare la mostra Morlotti, Campigli e Musice qui a Sanremo, nella Galleria d'Arte La Mongolfiera. Lo scopo è quello di porre a confronto questi tre grandi artisti del Novecento. Ennio Morlotti, peraltro, lo sentiamo anche un po' nostro perché nel 59 aveva preso in affitto lo studio a Bordighera e le opere che sono qui rappresentate, che sono anche presenti in mostra, i cactus e gli ulivi, sono tematiche che lui ha affrontato proprio dopo aver preso in affitto lo studio a Bordighera. E Massimo Campigli, in origine Max Ehlenfeld di Berlino, ma poi è voluto estremamente diventare italiano con il nome di Massimo Campigli. Vedete qui alle mie spalle un affresco su tela applicato su tavola del 1941, rappresentante sul fiume, un'opera molto importante di Campigli. Siamo negli anni 40, il momento in cui l'artista raggiunge la sua massima, se vogliamo, perfezione pittorica. L'opera qui a fianco a me rappresenta un nudo di Ennio Morlotti. In questo caso si vede la sua tecnica che, rispetto ai dipinti, adopera pastelli a olio su carta. Il tratto è molto più graffiante rispetto alla matricità delle sue opere. L'opera qui alle mie spalle di Anton Zoran Music, artista del Novecento, uno dei grandi artisti, uno dei grandi maestri, che è mancato nel 2005 a Venezia. L'opera qui alle mie spalle rappresenta il paesaggio senese, è del 53, è un olio su tela, è un soggetto che ha ripreso più volte Zoran Music nell'arco della sua produzione pittorica, ed è molto interessante nel tratto, nell'essenzialità del suo tratto, nelle pause e silenzi che qui sono rappresentati.